Durante la seconda puntata di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli, finita al penultimo posto in classifica, non ha gradito i giudizi della giuria. La prima risposta al vetriolo dell'ex moglie di Paolo Bonolis era destinata ad Ivan Zazzaroni. Io sto zitta per questa mia nuova versione Gandhi, ma posso dire una cosa? Ho visto la prima puntata di Zazzaroni nel 2007, che ha fatto una samba con la Titova dove aveva due gambe sinistre. Tu hai partecipato e dovresti saperlo che la seconda puntata è un miracolo, ha sentenziato. A far saltare i nervi a Sonia Bruganelli, è stato però il commento di Selvaggia Lucarelli. Di concorrenti che ballano così così o male ne abbiamo visti tantissimi a Ballando con le stelle, ha sottolineato la giurata. Non sei la prima che arriva e che non è una Etoile. Tu sei una donna di grande personalità, ma sulla pista la personalità sparisce. Non è una questione di come balli. Il problema è che sei proprio piccola sulla pista. E io da te mi aspettavo un po' più di acume, ha ribattuto la concorrente. Sono piccola perché quella Sonia lì è una Sonia che ha aspettato 50 anni a uscire fuori, io vivo da 20 anni dall'altra parte e guardo quelli che si esibiscono. Quindi per me esibirmi è difficilissimo. Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli. A casa ho una figlia che ha 16 anni. Ospite di Alberto Matano, a La vita in diretta, Sonia Bruganelli ha svelato che dietro il suo nervosismo si celava in realtà un problema fisico. Ho scoperto di essermi rotta una costola, ha confessato. Ero in modalità poco serena perché stavo male e non mi aspettavo l'attacco e volevo chiedere scusa anche al povero Zazzaroni perché volevo essere spiritosa e non è riuscito. Effettivamente sono stata tanto aggressiva. Però obiettivamente quello che mi ha dato un pochino fastidio è stato che una persona molto intelligente come Selvaggia, che è anche molto sensibile e ha un figlio, ha ridicolizzato la mia esibizione e ha fatto sapere Sonia Bruganelli. Io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, sono la madre, mi sono messa in gioco e va bene, mi ha detto che sembravo piccola ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori. Però quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca. La frecciatina dello storico autore dei programmi di Paolo Bonolis. Non mi sembrava un tentativo di ridicolizzare, lei ha fatto una fotografia di ciò che ha visto, ha ribattuto Alberto Matano. Non penso che ci fosse da parte sua la volontà di ridicolizzare la tua esibizione perché lei fa delle pennellate. Questo spezzone è stato condiviso su X da Giuseppe Candela di Dago Spia. Con tutto il rispetto per Bruganelli come madre, cosa c'entra questo discorso? Si è chiesto Lucarelli, ha detto che era piccola, non come persona, in pista. Non ha senso tirare in ballo questo aspetto privato, considerando anche le sue uscite dure, anche quelle in tv, come opinionista. A catturare l'attenzione tra i commenti al post di Giuseppe Candela è quello di Marco Salvati, storico autore dei programmi di Paolo Bonolis. Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita, Selvaggia Lucarelli, usare i figli è la tecnica dei peggiori influencer. Immediata la reazione di Selvaggia Lucarelli. Mi presto a qualsiasi polemica, ma deve partire da fatti raccontati per come sono andati, e non ci devono essere minori di mezzo usati a scopo personale. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico, ha detto in una serie di Instagram Stories. Sabato non è successo proprio niente di particolare e di fronte a una esibizione modesta ho detto educatamente quello che pensavo. La tecnica dei peggiori influencer. Quando devo farmi scudo per coprire la mia incapacità di incassare una critica gentile, uso i figli. Che poi già detto da chiunque sarebbe patetico, ma da questa persona, che solitamente al GF VIP era così delicata e preoccupata per i figli a casa, mi sembra un po' azzardato. I suoi figli sono abbastanza grandi per gestire una separazione e non una critica? Adesso mi faccio consegnare lo stato di famiglia dai concorrenti, ha aggiunto Selvaggia Lucarelli a, ovviamente con i figli c'è pure la costola rotta. Figli e malattia.
ha imparato bene dal manuale, influencer marketing e vittimismo. Temo che in TV funzioni meno, ma auguri a lei. Comunque, riflettendoci e allargando il discorso, le persone peggiori con cui ho avuto a che fare nella vita sono quelle che per uscire da situazioni di conflitto in cui si sentivano inferiori, usavano i figli. Fateci caso, quel, i che, io sono madre, io sono mamma, i figli non si toccano, sono sempre le persone più subdole, perché non sono capaci di difendersi senza schermarsi. E si schermano dietro alla maternità o paternità perché sanno, subdolamente, che crea empatia. La verità è che usano i figli come scudi umani e in questo senso sono ben lontani da preoccuparsi di loro. Sono preoccupati solo della propria incolumità, aggiungo una piccola cosa. Ho visto La vita in diretta con Matano e prima si parlava del divorzio dei Ferragnez e Sonia Bruganelli, a tal proposito diceva che la sua separazione è stata gestita bene, perché ha figli grandi e ha concluso grandi abbastanza per gestire una separazione e non una critica sul suo ballare in un programma televisivo. Ma il retroscena sull'astio tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena riguardo ai malumori tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. L'astio risalirebbe a un anno fa. Lo scorso anno, Sonia Bruganelli aveva già puntato diritto a Ballando con le stelle, la storia con Angelo Madonia ancora non c'era, N.D.R. Nel ruolo di giudice afferma numerose le riunioni fatte con la dirigenza, ai tempi si vociferava anche dell'arrivo di Paolo Bonolis a Sanremo, N.D.R., e qualche promessa a metà non mantenuta. Alla fine però, l'operazione non si è chiusa. Andiamo con ordine, la Carlucci è stata categorica, la giuria non si cambia. Così, in un primo momento si era pensato al ruolo dell'ex moglie di Bonolis come bordocampista accanto ad Alberto Matano, e se ricordate, non a caso lo stesso Matano aveva aperto la stagione de La vita in diretta, con ospite proprio la Bruganelli. Ospitata fatta per annusarsi e per capire se questo progetto potesse andare in porto. Alla Bruganelli è stato promesso di portare i libri di Sonia su Rai 2. In realtà, Sonia fece solo una o due delle quattro ospitate previste, perché nel frattempo l'operazione con Ballando non andò in porto con nessun ruolo offerto o ricucito addosso lei, continua Gabriele Parpiglia. Ma com'era nata quest'idea? Alla Bruganelli avevano sussurrato che Selvaggia Lucarelli, per motivi politici, non avrebbe partecipato al programma e da qui l'idea di fiondarsi in giuria. Così sono iniziati i contatti, in primis con la dirigenza Rai e poi con la Carlucci in persona, che ha fatto subito muro, ma le ha proposto una controfferta, ovvero, vieni a ballare. Sonia, ai tempi rifiutò. Il resto è storia. È arrivato Madonia, la Bruganelli è a Ballando, ma chiaramente in pista e non dietro il tavolo con le palette. Parrebbe che all'imprenditrice siano state fatte delle promesse, come portare su Rai 2 minuti i libri di Sonia, il suo format visibile su Instagram.